Spero che sì, sia proprio. Allora, oggi sono a Male Gru, è sera, perché sono appena stato all'inaugurazione del nuovo Primark a Torino, prima in Piemonte, e non potevo non perdermela. E ho fatto ovviamente un sacco di acquisti. Non ho voluto fare il vlog all'interno perché c'era una S incredibile, assolutamente mangiarlo bene, poi lo farò più in un secondo momento. Adesso ci vediamo a casa, poi mostro tutto il resto. Panoramica del nuovo Primark. E anche del centro commerciale. E adesso con Primark alle spalle vi saluto e ci vediamo a casa per mostrare gli acquisti. A dopo. Ok ragazzi, rieccoci tornati a casa. Come avete visto di sicuro dalla breve intro, vlog, è finalmente arrivato anche da me a Torino il grandissimo colosso irlandese. E finalmente è arrivato Primark. Oggi l'8 novembre, data storica per me e per gli amanti di Primark che sono di Torino, da ricordare. Ha finalmente aperto le porte anche a Torino. E infatti oggi io sono andato in inaugurazione, anche se c'erano 3500 persone, sono comunque andato, sono riuscito ad entrare e ho fatto un sacco di acquisti che adesso vi mostro. Sono veramente al settimo cielo, ragazzi. È da 3 anni che lo aspettavo, da 3 anni che tutti gli amanti di Primark di Torino lo aspettavano, finalmente è arrivato. E infatti se siete di Torino andateci perché c'è da impazzire. Guardate il mio mega borsone, super pieno zeppo di roba, che poi non mi capita qui ragazzi, e ci tornerò ancora perché ho visto anche delle altre cose interessanti, anche di abbigliamento. Anche perché ricordiamo che Primark è famosissimo per avere abbigliamento iper low cost. E infatti ho fatto anche qualche acquisto di abbigliamento. E ne farò anche altre perché ci ritornerò il più presto possibile ragazzi. E farò il vlog. Farò ufficialmente il vlog dentro il nuovo Primark Torino. Perché è stupendo ragazzi. Perché ormai è stupendo. Partiamo subitissimo con mostrarvi le cose perché sono tante e sono anche belle. Per prima cosa ragazzi ho preso per 1,50€ questa meraviglia, questi bellissimi tovaglioli. Guardate quanto sono magnifici. Sono ad effetto prospettico, tutto grigio, raffigurano questo bellissimo bosco invernale con questo bellissimo alce al centro. Stupendi ragazzi, con questi ci farò una candela. Bellissimo, 1,50€ dentro ce ne sono 24 pezzi. Bellissimi, se lo consigliate, se lo consiglio, sono veramente carinissimi. Se amate anche voi le cose belle e anche per l'inverno, sono veramente veramente da prendere. Stupendi, 1,50€, sono consigliati. Andrò a farci una candela. Poi ragazzi, ho preso questa meravigliosissima opera d'arte in cera. Per 3 euro ho comprato questa, anzi per 3,50€ ho comprato questa meravigliosissima candela color indaco che raffigura sole e luna. Ci sono sole e luna scolpiti, è un'opera d'arte ragazzi, è bellissima, è fatta troppo bene, non potevo assolutamente per nessun ragione al mondo lasciarla lì, perché un'opera d'arte in cera così bella per me che sono un amante dell'arte, non potevo assolutamente lasciarla lì. Questa qua non la accenderò ma la terrò esposta e la metterò sopra il mio pensilino dove tengo le loro pazze perché sta benissimo. Poi il sole luna ragazzi, mondo della luce e mondo del buio, quindi sono veramente una perfetta coppia, l'avrebbe detto anche il Platone. Super super bella, mi piace tantissimo, non potrei solamente lasciarla lì. 3,50€ super consigliata, è veramente un centro a prendere secondo me. Poi ragazzi ho preso, acquistito natalizio, per 1,50€ ho preso questo set di 30 palline ragazzi, 30 palline 1,50€, un'offerta che non mi capiterà mai, e poi sono proprio della misura che volevo io, cioè, le avevano argento, rosse, verdi e oro, io ho preso rosse, e queste qua le metterò un po' nelle mie mensole per decorare un po' la stanza per Natale. Io cercavo appunto delle aprine piccoline, non tanto ingombranti, e sono contentissimo di averle trovate oggi da Primark. Ce ne sono di vari tipi, dei modelli, in totale ce ne sono 30. 30 palline piccole a 1,50€. Dovete assolutamente prendere se cercate aprine piccole, perché è un'offerta che non vi capita veramente. In altri posti, anche 30 aprine piccole andate a pagare anche 3€, 5€. Invece, qua 1,50€, ragazzi. Che prezzi, ragazzi, che prezzi per questo Primark, perché a prezzi bassissimi. Quindi 1,50€ sono consigliate,
andare con la villa a casa in modo perfetto. Io le cercavo appunto, l'ho trovato e me le sono prese. Erano belli anche verdi, però sono andato sul rosso. Poi, ragazzi, una cosa utilissima, che ho detto anche nel precedente video, ci servivano dei pendiabiti, li abbiamo presi, 2,50€, li abbiamo presi. Abbiamo fatto un sacco di shopping, sia io che mia madre. Beh, poi, ragazzi, ho preso 2 paia di calze. Ho preso, perché ovviamente c'è anche la questione natalizia. C'era tutto in questo No Primark. Per 4 euro ho preso questo pacco da due paia di calze morbidose da casa, Cozy Socks, con il gingerbread, belli con il gingerbread. C'erano anche rosse con la renna e il babbo, ma ho deciso di prendere verdi con il gingerbread, anche perché rosse con il babbo le avevo già. Ho deciso di prendere queste qua verdi con il gingerbread che userò a casa e non vedo l'ora di mettere, ragazzi, veramente, non vedo l'ora di mettere queste calze. Le userò appunto in casa perché sono calze da casa e mi terranno un sacco caldo ai piedi e non vedo l'ora di metterle appunto in questo periodo invernale, non so dove metterle. Guardate quanto è carino il gingerbread con questo sfondo verde, mi piacciono un casino. Ce ne sono tra l'altro 2 paia, quindi se si dovesse rompere uno la riserva. Super super belle, veramente bellissime, mi piacciono un casino, non le ho di metterle. 4 euro, super consigliati, c'erano anche altri modelli. Poi ho anche preso, non potevo lasciare lì, queste opere d'arte non potevo lasciare lì, perché anche queste sono opere d'arte, ragazzi. Sapete che Primark fa spesso collaborazioni con la Disney, con la Play, con i videogiochi. Ha fatto la collaborazione con Stitch, col Grinch, con la Disney per il Grinch. Infatti sono un sacco di accessori del Grinch nel mio Primark e io me ne sono procurati 2. E mi sono procurato appunto questo accessorio qua. Le calze del Grinch, ragazzi, guardate quanto sono belle! Appunto c'è lui, questo qua è proprio lui nel cartone animato, non nel film, e sono fatte così. Ce n'è un paio così col suo faccione, un paio così con la sua micro faccina piccola, dai metti a fuoco, vabbè comunque, e uno invece grigio, proprio lui arrabbiato. Bellissime, ragazzi, ne voglio rimettere anche queste qua le posso utilizzare anche fuori, perché non sono sostanzialmente calze a casa, ma sono calze normali comunque, sono calze classiche. Lo pagate 4 euro per 3 paia di calze e una farona, mi piace, un prezzo veramente adeguato. Sono bellissimi, mi piacciono un casino, anche perché io adoro il Grinch. È un personaggio che mi è sempre piaciuto, e infatti l'anno scorso mi sono finito del Grinch, mi sono innamorato, è un personaggio che mi è sempre piaciuto, e infatti ho voluto prendere le calze del Grinch, mi piacciono un casino, anche perché a volte sono un po' Grinch, tutti penso che siamo un po' Grinch a volte. Comunque, bellissime, stupende, meravigliose, fantastigliose. Super consigliate, bellissime, ragazzi, stupende. Non so esprimervi la mia felicità in questo momento. Penso di essere nell'enosis, come direbbe Plotino, o nel mondo delle idee, come direbbe Platone. Veramente, sono al settimo cielo. Poi, ragazzi, questo è interessante, mi avrei preso dei leggings. E adesso vi mostro un bellissimo cap di abbigliamento che mi sono preso io. Non potevo assolutamente lasciare lì questo, ragazzi. Per 10 euro. Ma avete mai visto un maglione così a 10 euro? No, solo da Primark li trovate. Per questo è un negozio fantastico. Guardate che mi sono portato a casa questo bellissimo maglione blu elettrico, blu perlinca quasi. Ed è anche lana questa qua, ragazzi, non è lana industriale, ma comunque è lana, non è di quei classici materiali che non amiamo nemmeno. Questa qua comunque è lana e vi terrà bello caldo. Mi sono portato a casa questo bellissimo maglione natalizio con questo bellissimo babbo in lana stampato, cucito praticamente al centro. Guardate quanto è bello, ragazzi, poi solo 10 euro, non potevo assolutamente lasciarlo lì e non me lo voglio rimettere anche questo, magari lo metterò già domani, anche perché mi terrà caldo e lo utilizzerò sia a casa che quando devo uscire e lo utilizzerò anche a scuola ovviamente. 10 euro, fantastico, taglia S perché ho taglia S. C'è anche altri colori, ma io l'ho preferito blu perché blu è il mio colore preferito.
Bellissimo, ragazzi, lo adoro troppo. Adesso passiamo alle cose interessanti. È tutto interessante, però adesso possiamo parlare delle cose interessanti, ovvero candele. Me ne sono portate a casa ben 4. Ovviamente tutte fragranze nuove. Ho preso per 3 euro questa qua, al gusto di fresh basil, basilico fresco. Ed è buonissima, ragazzi. Si sente un casino il basilico, è molto rinfrescante e secondo me è anche perfettissima per questa stagione, perché è una di quelle fragranze stappanaso, iper fantastigliosamente deliziosa. Mi piace veramente un casino, sa proprio di basilico fresco e brucia per 32 ore se vi interessa. Poi anche la propria chiusura. E poi mi piace tantissimo anche questo bellissimo setto opaco che è molto soffice al tatto. Bellissimo, ragazzi, mi piace tantissimo, 3 euro consigliata. Poi ho preso questa qua a 1,50 euro al bergamotto, con questa bellissima confezione in vetro color ambra. Ed è buonissima, ragazzi, è una fragranza molto dolce che ricorda anche un po' i toni fruttuosi e mi piace veramente da impazzire. Infatti quando andrò la Primark di questa qua ne prenderò un'altra, perché è troppo buona, così una c'è la collezione e una accenderò. Buona, mi piace veramente tantissimo, ve la straconsiglio perché è veramente deliziosa, costa anche pochissimo. Bergamotto. Poi ho preso anche questa qua con il bellissimo barattolino color rosa. Rosa antico, più precisamente. Questa qua è altrettanto deliziosa perché sa di peonia, fragranza floreale. E anche questa qua costa 1,50. Ne ho tanti tipi di varie fragranze di canne fatte così a 1,50 da Primark, che avete anche già visto nei miei precedenti haul. Questo qua ha... questa qua ha la fragranza di peonia. Super floreale, super deliziosa. Infine, alla cassa ho trovato per 80 centesimi, 80 centesimi non potevo lasciare lì, questa qua, che adesso testerò insieme a voi, lino. Oh sì ragazzi, 80 centesimi, ne vale assolutamente la pena. Sarà proprio di lino e vi ricorda un po' la fragranza che c'è nella casa di vostro nonno, più precisamente. Veramente, veramente buona anche questa. E per candele siamo a posto, per stavolta ho fatto il bravo. Anche perché c'erano dei semitipi, ma anche dalle semitipi che già avevo, perciò ho detto, prendiamo quelle che non ho e anche le più buone. Ma quando tornerò prenderò un'altra di questo bergamotto, perché è veramente, veramente buonissima. La The Best, secondo me, è il bergamotto. Poi c'è il basilico, poi c'è la peonia e poi c'è il lino. Ultime due cose, ragazzi, vanno da meno. Per un euro non potevo non lasciare lì questo portacandele. Un euro è stupendo. Color ambra, veramente fantastico. Lo metterò sulla scrivania perché è bellissimo e ci accenderò le candeline piccole. Un euro preconsigliato, c'è anche verde e rosa se vi interessa. E poi, ultima cosa, ma non da meno, non potevo non lasciare lì questo. Mi sono innamorato di questo pinguino che ho pagato 3 euro. Ma guardate quanto è bello. Al dorso tutto quanto color argento e in ceramica, e il petto invece bianco, come sostanzialmente è quello del pinguino. Ma la cosa particolare è che anziché essere nero come il pinguino, è metallizzato, quindi color argento, è stupendo. E soprattutto vi potete anche specchiare, mi vedete? Vabbè, comunque mi posso vedere allo specchio. 3 euro, super consigliato, bellissimo, andrò subitissimo a posizionarlo qua in stanza perché è stupendo, mi fa impazzire, è stupendo. Cioè, troppo bello, troppo bello. Veramente. Bene ragazzi, che dirvi? Questo mio mega Holy Primark, grande apertura a Torino, finisce qui. Spero che il mio acquisto vi sia piaciuto, sapere nei commenti qual è il pezzo che vi è piaciuto. Se volete il vlog quando ritornerò da Primark, perché non temete ragazzi che ci ritornerò presto, anche perché devo comprare un po' di cavi di abbigliamento, non solo per me, ma anche per gli altri membri della famiglia, perciò ci ritornerò.
E per sapere se volete il vlog, quando ci tornerò, nei commenti. Per sapere nei commenti anche qual è la candela tra queste quattro che vi è piaciuto di più, tra peone, bergamottolino e basilico, votate nei commenti. Per sapere nei commenti se preferite anche di più le calze di Stitch o le calze di Gingerbread, e soprattutto se vi piace il maglione che ho preso, perché io lo adoro troppo. Entra ragazzi, che dirvi, spero che questo mio mega Holy Primark, grande apertura a Torino, finalmente è arrivato dopo 3 anni, dall'inverno 2019 lo aspetto, finalmente all'inverno 2022 è arrivato, autunno scusate, o non mi posso essere in bias, come direbbe Freud, comunque è da tantissimo tempo lo aspetto, finalmente è arrivato e sono contentissimo degli acquisti che ho fatto. Quindi fate sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se vi piace anche Holy Primark, se vi piace anche Holy Primark ovviamente, se volete il vlog, e ovviamente cosa vi è piaciuto di più nei commenti, tra le candele, tra le calze e tra il maglione. E niente, che dirvi, da Pierpi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, sapete nei commenti tutto quanto, se volete il vlog, se volete altre cose riguardo a Primark, niente. Se vi è piaciuto scrivete il like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, e noi ci becchiamo nel prossimo, non so, video, bella raga.